riusciamo anche a far partire questa benedetta diretta che tutti cercavano e volevano e insomma. Allora, finalmente abbiamo con noi Maria Letizia Russo, che è una super esperta di LinkedIn e ci voleva, perché ci ha raccontato, mi ha raccontato mentre eravamo in diretta delle cose atroci sulla categoria. C'è da vergognarsi, è il motivo per cui davvero non riusciamo a venirne a capo con LinkedIn è perché non lo usiamo e non sappiamo usarlo. Oh, ragazzi, buonasera a tutti. Siamo in diretta, ci siamo? C'è qualcuno che ci vede? Buonasera, Dovremmo buonasera, buonasera. riuscire. Riusciamo a vederci, vediamo di capire se ce la facciamo. Mamma mia. Allora, Maria Letizia, ti presento prima di tutto perché è d'obbligo. Vai, Maria Letizia Silvia. Russo è una formatrice di LinkedIn, specializzata proprio nel formare i professionisti su LinkedIn. E direi di presentarti tu nel miglior modo, come al solito. Chi sei e cosa fai? Non c'è molto da dire, faccio l'insegnante di LinkedIn, diciamola così, no? Poi se lo vogliamo dire in inglese, faccio la LinkedIn trainer, ma insomma insegno alle persone ad utilizzare LinkedIn. Per cosa? Per la loro professione, per il loro personal branding, lo insegno anche alle aziende e quindi la mia formazione va dal profilo fino alla pagina aziendale, quindi copre LinkedIn, diciamo, a tutto tondo. Poi in particolar modo ho anche una specializzazione in uno dei programmi della LinkedIn a pagamento che è Sales Navigator, che serve per cercare profili in modo chirurgico ed è stato così che ti ho detto, grazie a Sales Navigator, quanti veterinari ci sono in Italia e quanti hanno pubblicato qualcosa nell'ultimo mese? Lì tu ti sei spaventata, ma io ti ho tranquillizzato, Silvia, dai. No, beh, dillo anche agli altri, cioè siamo a questi livelli. Allora, 8.500 veterinari iscritti a LinkedIn in Italia, di cui 328 hanno messo almeno un post nell'ultimo mese. Quindi lì Silvia ha detto che disastro, un po' pochini. Però io sono sempre sull'onda dell'ottimismo, quindi ho detto sì, un po' pochini, però quelli che saranno presenti alla nostra live, se non altro possono partire per primi, darsi da fare, che essere i primi è sempre positivo, no? Aprire un Giusto. pochino. E quindi la prendiamo così, no? Almeno noi abbiamo un certo interesse, abbiamo fatto questa live un po' particolare, ne ho fatte tantissime in questi ultimi 2 mesi, ma nessuna così specifica, così verticale. Quindi in questo siete avanti, decisamente. Allora, in realtà sì, siamo avanti perché la sottoscritta si occupa solo ed esclusivamente di comunicazione online per veterinari e di conseguenza è un po' questo il motivo per cui io ho cercato di indirizzare questa diretta solo ed esclusivamente per i veterinari, perché noi medici abbiamo un po' questo limite, tra virgolette, preferiamo parlare un po' con persone che parlano la nostra lingua e quindi cerco un po' io di fare da interprete. Allora, prima di tutto io devo partire con due domande di una persona, di un collega che non Mai. può essere in diretta, è Alessandro Vischi, il dottor Vischi di LearnManagement, anche lui, che ci chiede, meglio la qualità dei contatti ma non la quantità? E già qua io so che partiamo con un piede non giustissimo, ma come fare quando la rete di professionisti a cui ci si indirizza ha un basso utilizzo di LinkedIn, come effettivamente abbiamo visto? E poi, qual è il limite tra sollecitare altri professionisti nei post e lo spam? Mi sembra poco definito e a volte si rischia di oltrepassarlo. Quindi, qualità verso quantità e come? Allora, innanzitutto io sono sempre per la qualità, quindi anzi, partiamo, andiamo un po' indietro, no? Perché quando parliamo di rete su LinkedIn e di network, ci fiondiamo sull'argomento a chi ci dobbiamo collegare, però bisogna partire un passo indietro, perché comunque è una piattaforma social, quindi fa parte del mondo del marketing e nel marketing digitale, più che mai, secondo me, bisogna partire definendo un obiettivo e arrivare facendo un'analisi dei risultati per poi ritarare tutto. Quindi, prima cosa, definiamo il nostro obiettivo su LinkedIn. In base a quello, noi andremo a cercare determinate persone a cui collegarci o ad accettare determinate persone che ci chiedono il collegamento.
Detta così vuol dire, Silvia, che noi dovremmo connetterci preferibilmente con persone utili alla nostra attività professionale. Ok, io uno degli esempi che però ti devo confessare faccio in aula è quella del veterinario. Infatti chi si è formato con me può testimoniare che a un certo punto durante la formazione dico ok, ci colleghiamo solo a chi c'è professionalmente utile. Quindi se un veterinario mi chiede il collegamento, io me ne faccio qualcosa professionalmente del veterinario nel mio network? No. In teoria gli dico, ma veramente io faccio questo esempio, in teoria io dico no, il veterinario lo dovrei scartare. Perché? Perché non è neanche tanto una figura particolarmente interessata alla piattaforma LinkedIn. Ma se il mio veterinario, per esempio, ha parecchi collegamenti e comunque cura gli animali di tutta una serie di professionisti, se mi ha chiesto il collegamento, in qualche modo gli interessa il mio lavoro, magari consiglia o commenta un mio post e mi dà visibilità ad altri professionisti. Quindi per me, qualità, sì, tenere bene a mente qual è il mio obiettivo e chi è il mio cliente ideale, ma senza estremizzare, con un po' di equilibrio, considerando che il network ci aiuta e come Reid Hoffman dice, la tua rete, Reid Hoffman è uno dei cofondatori di LinkedIn, la tua rete è fatta dalle persone che vogliono aiutarti e che tu vuoi aiutare. Che cosa vuol dire? Persone che riconoscono la tua professionalità, hanno letto cosa scrivi, ti consigliano, ti commentano e quando loro o qualcun altro ha bisogno di te, ti consigliano, un po' come nella vita reale, solo che lo facciamo online, grazie a LinkedIn. E quindi anche il mio veterinario, che magari ha tanti collegamenti, io lo accetto, non sono così rigida. Se vi devo dire, guardo che lavoro fa, ma poi guardo ancora di più che cosa pubblica. Perché? Perché il problema è, se usa male LinkedIn, mi inonda la mia home di contenuti inutili. Quindi, se ho un collegamento in più, magari non è esattamente un sales manager o un HR a cui io mi sto dirigendo in quel periodo, non importa. Ma se è uno spammatore seriale, oppure se mette commenti un po' caustici, se è polemico, a quel punto dico no. Mi è capitato di recente di rifiutare delle persone perché in pieno Covid non era nient'altro che raccontare di numeri, di commentare senza essere medici. Ho detto no, non mi interessa questo genere di contatto. Quindi qualità sì, ma nel selezionare le persone non siamo completamente esagerati, no? Selettivi in modo esagerato. Certo che se mi fanno una richiesta di collegamento, me la motivano anche, io li accetto ancora più volentieri, no? Quindi questo per la prima risposta. Poi mi par di capire che l'altra fosse legata al fatto che alcuni pubblicano post e per coinvolgere la loro rete fanno i taggatori seriali, io li definisco. Quindi vanno a suscitare l'interesse di 10 persone, 15 persone, le elencano alla fine con un muro di menzioni. Non mi piace, se ti devo dire, Silvia. Certo che se mi dicono come faccio a risvegliare l'attenzione, devi taggare le persone, ma per me taggare le persone vuol dire fare un'azione a favore di quelle persone. Quindi io ti taggo o tu tagghi me, Silvia. Su quel post io, secondo te, posso dire la mia e mi fa anche piacere, no? Facciamo un esempio. Se io domani ho il mio network con una serie di veterinari e metto un post e dico che cosa ne pensate e ne taggo 10, 12, 13. Non sono certa che quei veterinari vogliono comunque dire la loro, commentare il mio post, perché magari hanno opinioni diverse. O magari sono anche concorrenza, no? Perché svolgono quel tipo di professione in uno stesso posto, su uno stesso genere di animali, con una specializzazione simile. Allora bisogna avere una certa sensibilità. Non è solo attraggo persone verso il mio post, ci vuole un po' di galateo anche in questo. Perché? Perché le persone poi si infastidiscono ad essere me, e soprattutto quelli che ti taggano di continuo, tutti i momenti, ti coinvolgono, lì capisci che lo stanno solo facendo per utilizzare la tua visibilità a favore della loro, ed è fastidioso, è qualcosa che
nella vita reale si chiama opportunismo, no? E quindi le regole le dobbiamo trasferire online e rispettarle. La buona educazione, il galateo, il tatto, quelli non cambiano per un uso della piattaforma corretto. Certo. Letizia, l'utilizzo di LinkedIn in realtà spesso e volentieri da parte del veterinario è una mera trasposizione dell'utilizzo di Facebook su un'altra piattaforma. E questo è, io ho imparato da te ultimamente, è un errore madornale. Quindi a mio avviso potrebbe essere utile spiegare quali sono le differenze fondamentali e soprattutto qual è la filosofia di LinkedIn, perché io mi permetto di fare questa piccola premessa. Penso che se una persona non riesce a capire il meccanismo del social network, della piattaforma all'interno del quale è, fa fatica poi a utilizzarla nella maniera più corretta. La stessa cosa succede anche per Facebook, quindi certo. Allora, secondo me, innanzitutto hai usato per me la parola giusta: social network è una rete di collegamenti. Uno dei motti nel momento in cui è stato fondato era proprio questo: le relazioni contano. Ed è una piattaforma di tipo professionale, nata prima ancora di Facebook, nel 2003. Ed era proprio l'incontro tra la domanda e l'offerta. Io cerco lavoro, mi registro su LinkedIn e carico il mio curriculum. Un'azienda cerca figure di quel tipo e va a cercarle tra tutti questi curriculum. Le origini sono queste. Diciamo che delle origini è stata mantenuta la natura professionale, quindi le persone su LinkedIn dovrebbero trattare il loro profilo, che tra l'altro ha delle particolarità uniche. Cioè, quello che noi scriviamo e come compiliamo quel profilo è completamente diverso da ogni social network. Praticamente noi andiamo lì a creare una sorta di biografia professionale. A me piace dire un'identità digitale professionale, non più un curriculum. Infatti, guardate, quando vedo chi mi carica nei contenuti in evidenza il curriculum, mi sembra ridondante. Perché? Perché io sto già raccontando professionalmente tanto e anche meglio di cosa fa un curriculum sotto forma di elenco. Poi, le informazioni che io do sono di natura professionale, ok? Poi magari nella mia sezione informazioni, che è molto lunga, posso andare ad aggiungere qualcosa di personale, no? Io ad esempio ho scritto che mi piace camminare, medito, e così nascono i miei contenuti, i miei post, eccetera, no? Siamo comunque delle persone, quindi prevalentemente il lato professionale, ma ogni tanto anche qualcosa di nostro, senza eccedere. Questo per quanto riguarda il profilo. Poi, la prima differenza, se vi devo dire, che io di cui mi piace parlare, è sempre come io creo la mia rete. Mentre su Facebook noi accettiamo normalmente gli amici. Poi che cosa facciamo? Non sono amici, ma li conosco, conoscenti. Poi abbiamo amici in comune, come mai mi ha chiesto l'amicizia? E quindi decido sì o no in base a questa mia vicinanza personale. Già se mi chiede l'amicizia un perfetto sconosciuto, mi chiedo come mai, vado a vedere se abbiamo tanti amici in comune, ok? Su LinkedIn si tende, chi arriva dal mondo Facebook, il primo impatto è portato a fare la stessa cosa. Lo conosco? Abbiamo studiato insieme? Lo accetto. Abbiamo lavorato insieme? Lo accetto. Un mio cliente, un mio fornitore? Lo accetto. È un perfetto sconosciuto? Non lo accetto. Beh, non va bene, perché lo scopo qual è? È uno scopo lavorativo, professionale, uno scopo di business. Se io accetto solo chi già conosco, capite che il gioco non funziona. Quindi qui già è il primo punto in cui dobbiamo cambiare la nostra ottica. A me piace sempre citare Mark Granovetter, che negli anni 70 parlò di forza dei legami deboli. E qua io dico legami deboli con una grande forza. Quali sono i legami deboli? Le persone più lontane da noi, quindi non i parenti, non gli amici stretti, e su LinkedIn i legami deboli sono proprio quei collegamenti che abbiamo incontrato, che vedono i nostri contenuti, i nostri post, iniziano ad avere la percezione della nostra competenza e poi cosa fanno?
o ci danno un'opportunità di lavoro direttamente o ci consigliano ad altri. Quindi questo già è il meccanismo. Poi le differenze, se vi devo dire, tutti siamo ben disposti a pubblicare la nostra vita personale su Facebook. Poi su LinkedIn tutti paralizzati, tutti hanno timore. Ma perché? Perché quello che io vado a raccontare, se deve avere una valenza professionale, mi metto in gioco su un terreno un po' minato. Allora inizio a dire, ma sarò abbastanza bravo da parlarne? Ma sarò abbastanza competente? E cosa dirà il mio datore di lavoro? E cosa dirà il mio collega? E cosa diranno i miei ex colleghi? E che cosa dirà? E io rispondo, e che cosa dirà un tuo cliente, un tuo potenziale cliente? Di quello mi devo preoccupare. Quando pubblico un post, anche lì, non pubblico quello che mi piace. Su Facebook domani mi viene da cambiare la foto profilo e la cambio. Su LinkedIn no. La devo mantenere il più possibile, fino a quando avrò i capelli lunghi e biondi la manterrò, fino a quando non invecchio troppo la manterrò. Se taglio i capelli e cambio colore la cambio, perché devo essere riconoscibile, ma devono continuamente vedere quell'aspetto fisico e collegarlo a me. Quindi già una logica diversa, che non va di esibizionismo della mia immagine personale e della mia vita personale, ma viaggia su quelli che sono dei contenuti di lavoro. Dobbiamo prendere un po' di coraggio e iniziare a dire, ma insomma, noi la nostra professione la conosciamo, va bene, non metteremo il post tecnicamente perfetto, ma cominciamo a lanciarci e cominciamo a prendere un po' di confidenza. Poi, altro limite, proprio ieri ho messo un vocale su Telegram, un ragazzo giovane mi scrive e mi dice, ma Letizia, io su Facebook faccio 100 like e su LinkedIn non interagisce nessuno. Eppure, se guardo altri, scrivono le stesse cose e interagiscono. Anche qui, l'impegno nel metterti un consiglia che equivale al mi piace o nel commentare da parte degli altri, anche lì, anche chi commenta si mette in gioco. Quindi dobbiamo porci in modo professionale ma anche rilassato, no Silvia? Un po' come è nata tra noi, certo. Che siamo scritte, abbiamo dialogato, siamo diventate abbastanza in confidenza, ci siamo simpatiche e quindi quando io pubblico qualcosa, tu mi metti un commento, io interagisco, ma deve diventare una relazione personale, professionale. E quindi tutto questo è un po' più difficile perché è diverso, semplicemente per quello dobbiamo abituarci a un ambiente un po' diverso, tutto qua. Allora, Maria Maier, che è una veterinaria che sui social e in generale è molto attiva perché ha anche un blog molto ben fatto e molto bello, chiede se, lei tra l'altro fa anche molta formazione oltre sia ai veterinari che penso faccia anche qualche corso anche ai proprietari. Dice, la mia domanda su LinkedIn, se sia utile per liberi professionisti, non devo trovare aziende, perché quel che le riguarda almeno. Però Maria, questo te lo dico perché appunto conosco quantomeno di fama la professionista, lei fa formazione ad altri veterinari e quindi già di per sé questa è una indicazione e poi ovviamente farà libera professione. Allora, questo è lo scenario. Allora, su LinkedIn non troviamo solo le aziende, solo chi lavora nelle aziende, ma andiamo prima di tutto a costruire il nostro personal / professional brand. Scandellari, in un libro di qualche anno fa che ancora leggiamo tutti, scrisse un bellissimo titolo, Fai di te stesso un brand. Questo per me cambia un attimo l'orientamento. Non solo le aziende hanno il loro brand, ma anche noi. Quindi un veterinario come Maria, che quindi si dedica alla professione e docente per altri veterinari, ma per me dovrebbe tutta la vita essere su LinkedIn e valorizzare che cosa? La sua personalità da un punto di vista professionale. Quello che dobbiamo stimolare negli altri è quando vedono un post di Maria che racconta un'esperienza, di cosa può parlare? Oltre che della sua esperienza di medico, delle sue competenze, della sua esperienza come formatore, può scrivere tutti i post che vuole su queste tematiche, ok? Io la vedrei,
come tu sai, adoro gli animali, e un veterinario sicuramente qualsiasi cosa scrive io lo vado a leggere. Poi cosa faccio? Dal suo post clicco e vado sul profilo e io dico, bisogna suscitare quell'effetto wow che nel marketing digitale tutti ci auspichiamo, e dire wow, caspita, è laureato in veterinaria, insegna agli altri, scrive dei buoni contenuti, è proprio brava. Ecco, dare questa sensazione, ci sentiamo bravi, ok, lo siamo, in certi casi abbiamo esperienza, abbiamo competenza, gli altri ci stimano, perché non raccontarlo su una piattaforma professionale? Guardate che su Facebook, non so voi, ma se non siamo in una pagina dedicata, in un gruppo dedicato, tante volte i nostri amici, se mettiamo un post professionale, un po' ce lo snobbano, non gli importa magari del nostro lavoro, capita anche a me. La volta che mi mettono 20 like sono contenta, ma se lo metto del compleanno di mia figlia ne faccio 200. Perché? Perché gli interessa di più il nostro lato personale. Quindi il nostro personal brand lo dobbiamo costruire su LinkedIn. Nel costruirlo possiamo anche non pensare, lo faccio per trovare clienti, lo faccio perché ho il piacere di raccontare la mia professione, e tanto più lo faccio, secondo me, senza quello scopo di trovare clienti, tanto più avrò poi delle opportunità. Perché? Perché lavorerò molto in inbound, quindi in attrazione nei miei confronti. Susciterò l'interesse di chi ha letto un post, le persone lo consigliano, insomma, per me assolutamente. Cioè, io su questa cosa proprio batto, perché? Perché l'ho detto in un'altra live. Sognerei un'Italia dove tutti i professionisti e tutte le aziende siano presenti sulla piattaforma, perché lì ce l'andiamo a giocare, perché se io non sono un professionista bravo, mi sgamano. Perché? Certo. Perché cosa faccio? Prendo un ghost che mi scrive i contenuti? Sì, ma... Quindi, tra l'altro, veramente... a proposito, scusami, a proposito proprio di questo, a proposito di contenuti e di inbound, allora... non stiamo parlando a professionisti che di inbound sanno che cos'è, quindi l'inbound è quello strumento di autopromozione, diciamo così, che fa sì che le persone riescano a trovarci là dove ci cercano, quindi esatto. Non attraverso pubblicità esterne che interrompono, ma appunto grazie alla ricerca che fanno su Google loro ritrovano noi perché abbiamo scritto qualche cosa tanto bene da essere addirittura posizionato nelle primissime posizioni. Maria sicuramente ha un ottimo sito e potrebbe tranquillamente aumentare ancora di più il posizionamento e farsi trovare dai suoi clienti, certo, sia veterinari che pazienti, attraverso la condivisione di LinkedIn, perché l'inbound in LinkedIn è grande cosa. A proposito di link, Maria Letizia, ti faccio una domanda. Tutti noi sappiamo che esistono degli algoritmi sia su Facebook che su LinkedIn e in generale su tutti i social network che premiano o meno dei contenuti rispetto ad altri. Circa i link ci sono praticamente tantissime teorie, diciamo, per cui tutti dicono che il link abbassa la reach organica del post perché fa sì che le persone prendano e vadano all'esterno. Ora, ultimamente però, soprattutto su LinkedIn, pare che la situazione sia leggermente cambiata. O sbaglio? No? Allora, un mese e mezzo fa ho tenuto su questo argomento un webinar. Allora, la situazione non è cambiata perché la logica di ogni social è trattenere le persone su quel social e fargli godere tutta la pubblicità possibile. Su LinkedIn abbiamo un aggravante maggiore. Oltre alle sponsorizzazioni, la prima fonte di guadagno per LinkedIn sono le offerte di lavoro, perché c'è proprio una sezione lavoro dove magari noi liberi professionisti non clicchiamo perché non ci interessa trovare l'offerta di un'azienda, ma lì troviamo tutte le aziende che cercano. Quindi se io cerco veterinario e una clinica ha messo un'offerta di lavoro per i veterinari, io la trovo. Ok, certo. Quindi se io metto un post al cui interno c'è il link al mio blog, che cosa sto facendo? Sto prendendo delle persone che leggono il mio post e le porto fuori, le porto sul mio blog.
E quindi sto facendo un'azione che porta uno svantaggio economico a LinkedIn, perché le persone erano su LinkedIn, io le porto fuori, le faccio accomodare sul mio sito. E quindi LinkedIn che cosa fa? Mi abbassa le view. Quindi la portata del mio post, se sarebbe 4.000 view, diventa 2.000. Allora che cosa si fa su LinkedIn? Allora si fa un'azione non tanto bella. Io ve lo dico, non è fine, non è bello, perché se io incollo il link nel post, carica l'anteprima, metto una bella immagine, ha un altro aspetto. Si va a mettere un post preferibilmente di solo testo, formattato bene, con delle emoji, con degli spazi, dove io metto una sorta di abstract dell'argomento che voglio trattare, poi a un certo punto, con molta poca eleganza, gli dico: vuoi leggere l'articolo completo? Lo trovi nel commento, nel primo commento. Perché? Perché l'algoritmo è un'intelligenza artificiale, intelligente fino a un certo punto, legge il post e non legge il commento. Per il momento. E quindi cosa fa l'algoritmo? Dice: ah, brava Letizia, non hai messo nessun link, allora io ti faccio andare avanti il post nel feed di più persone. In realtà il link è nel commento. Ora, su questo tema esce fuori il mondo, tipo: ah, non è vero, perché tanto se il link è nel commento lo devono cercare, non lo cercano oppure non lo cliccano. Durante questo webinar si è tirato fuori un articolo dove invece c'era una statistica che fa vedere che cosa? Che la portata di questo, del traffico al mio blog dal commento è superiore, ma certo che è superiore. Se con il link nel post lo vedono 2.000 persone e senza il link nel post lo vedono 4.000, su 4.000 qualcuno cliccherà questo benedetto commento in più, ma non solo. Certo che tutto me la gioco sul post. Certo. Se il tema è interessante, cioè se tu mi metti un post che parla, esempio, della displasia dell'anca del Labrador, che è stato trovato il gene che causa tutta questa cosa, no? Esempio, e tu mi metti un articolo del genere, lì ci sono tanti professionisti che magari sono proprietari di Labrador, a me non mi interessa dov'è il link, io lo cerco pure al fondo, ma lo voglio leggere, quindi me la devo giocare sul contenuto interessante. Ma assolutamente, io ho fatto dei test anche sul mio profilo, io non amavo fare questo giochino, ho ceduto, ma perché? Se metto dei contenuti, voglio che li vedano più persone, e a questo compromesso sono scesa anch'io. Questo dal profilo, Silvia. Le pagine hanno un altro comportamento, perché? Allora, le pagine ammettono il link all'interno del post e non vengono disturbate più di tanto. Dalla pagina è tollerata, ma perché la pagina è uno strumento di business. Se LinkedIn mi dice: ti metto il pulsante nella pagina dove tu metti vai al mio sito, non posso penalizzare il link nel post, no? Okay. E quindi io che cosa faccio? Ho anche la mia pagina, sono una professionista, lavoro da sola, poi ho qualche collaborazione, ma io non ho dipendenti, eppure mi sono creata la mia pagina. E come me la gioco? Pubblico un po' dal mio profilo e pubblico tanto dalla pagina, i link li metto sulla pagina, per esempio. Non solo, ricordiamoci proprio un tips, che mentre dalla pagina più pubblico meglio è, più LinkedIn vede la pagina come un'azienda attiva, e l'azienda attiva magari mette offerte di lavoro e quindi me la fa viaggiare bene, invece dal mio profilo c'è una filosofia diversa. LinkedIn ultimamente sta tagliando un pochino i cosiddetti influencer, i guru, perché altrimenti avremmo visto sempre solo loro sulla piattaforma. Li vediamo un po' meno, a vantaggio di noi più piccolini. Ok? E quindi che cosa succede? Se mi vede pubblicare troppo, mi abbassa questa benedetta visibilità. Allora, perché devo far fatica e mettere un post al giorno se poi mi diluisce le view su 4-5 post? Allora, pubblico 2-3 volte e quindi posso poi fare un boom di visualizzazioni. Quindi un po' di escamotage tecnici, se vogliamo.
Erika dice, Erika è una collega che ha una clinica di fisioterapia specialistica, quindi lei ha proprio una clinica speciale e fa solo ed esclusivamente quello, tra le tante cose. Quindi dice, io potrei condividere, e lei ha sia un profilo che una pagina, potrei condividere nella mia pagina il post della pagina professionale. Allora, io vi dico no. Questo ci deriva sempre da Facebook, no? Quando vediamo qualcosa di interessante, cosa facciamo su Facebook? Condividi. Lo condivido. Okay. Su LinkedIn, invece, la condivisione non viene particolarmente apprezzata da questo algoritmo. Perché? Perché l'algoritmo fa quello che LinkedIn vuole, ossia LinkedIn vuole l'interazione. La condivisione non è un dialogo tra persone, quindi favorisce di più che cosa? Il commento. Quindi se io pubblico un post sulla mia pagina, lo pubblico come pagina, poi mi metto come membro, io Maria Letizia vado sul post e lo commento come persona fisica, e tu lo sai. A quel punto che cosa succede? L'algoritmo fa vedere i miei collegamenti, Maria Letizia ha commentato, Silvia vede il post, viene a mettermi il suo commentino, cioè le persone vogliono parlare con noi, non con le pagine. Il commento fa avere alla mia pagina molta più visibilità della condivisione. Non solo, la condivisione fa anche un grande pasticcio su LinkedIn, perché rimane un post sulla pagina e viene generato una fotocopia del post sul mio profilo. Premesso che fa poche visualizzazioni rispetto a quelle che farebbe il post in originale, ma in più io mi trovo due post. E se ho un poverino che deve fare statistica sulla pagina, che cosa succede? Che non ci capisce più niente. Dice, ah, ha fatto poche view, magari l'ha fatta da un'altra parte. Allora, certo. Fa un po' di tristezza autocommentarlo. Allora, dipende quello che dico. Perché se io pubblico un post e dico, ragazzi, da tale data a tale data ci saranno i miei corsi. Nel commento vado ad aggiungere delle cose un po' sensate su quelli che sono le tipologie dei corsi. Vado a raccontarlo io. Fa un po' triste, ma ricordiamoci una cosa. Per le persone la pagina è un'azienda, è uno studio, è qualcosa di asettico. Noi siamo persone, quindi ci si aspetta che le persone che lavorino lì, dicano qualcosa. Ma lo stesso è una nostra forma mentis questa. E guardate che quando faccio formazione in azienda mi dicono... ma se noi dell'azienda mettiamo consigli al post, sembra che siamo solo noi. Ma se nemmeno noi che lavoriamo lì interagiamo sul post della nostra azienda, sembra che non ce ne importa niente, sembra che non ci lavori nessuno. C'è l'ottica, è un'ottica di mondo del lavoro. Che impressione andiamo a fare se noi lavoriamo in una clinica veterinaria che pubblica un post e nessuno di noi mette un'interazione, un consiglio? Cosa vuol dire? Non ce ne importa niente? Non siamo dei veterinari interessati a LinkedIn, alla piattaforma, alla salute come posto di lavoro, ma anche come clinica della nostra clinica? Non abbiamo niente da dire? Cioè, ecco. Quello che la gente pensa è poi questo. E questo è l'altro grande capitolo che era giusto introdurre proprio come filosofia di LinkedIn. Ovviamente il discorso dei commenti, quindi non delle condivisioni, e va benissimo, e non dei link sul profilo, idem non va bene commenti, non condividere dalla pagina i link va bene, ma poi soprattutto è importante proprio l'azienda. Quindi la domanda che fanno in molti è, per esempio, ok, io però ho un piccolo ambulatorio, addirittura un piccolo studiolo, sono da solo. Ok, qui lo dico io perché magari Letizia non è sempre a contatto con i veterinari, quindi non è al corrente, spesso e volentieri gli ambulatori anche piccoli hanno comunque dei collaboratori, anzi più è piccolo il posto, più di solito ci si deve avvalere della collaborazione di altri professionisti. E quindi è fondamentale, ecco sì, dice ottimo spunto quello di interagire, Erika dice ottimo spunto quello di interagire con il post professionale con delle informazioni aggiuntive, giustissimo. Dicevo però, se noi abbiamo una struttura e siamo da soli, abbiamo comunque però magari il fisioterapista per esempio che viene, quell'altro che fa le endoscopie, quell'altro ancora che fa l'ecografia,
possiamo creare una pagina e all'interno di questa pagina inserire come collaboratori collaboratori esterni, persone che comunque interagiscono con noi, e di conseguenza automaticamente creiamo visibilità alla pagina, al nostro, alla nostra professione e alla professione di tutti, perché si collabora poi in tutti i sensi. Allora, io vi dico sì, ma facciamo che andiamo per gradi, nel senso che prima lavoriamo bene sul nostro profilo personale, quindi andiamo a ottimizzarlo al meglio, renderlo visibile, ci prendiamo la mano bene, pubblichiamo dei contenuti ed espandiamo il nostro network. Quando arriviamo almeno a, come me, no? 3.000, 4.000 collegamenti, non è che dobbiamo averne necessariamente 10.000. Quando arriviamo a qualche migliaio di collegamenti, apriamo la nostra pagina. Ma perché vi dico quando arriviamo a qualche migliaio di collegamenti, secondo me? Perché la pagina da sola fa fatica, ha bisogno dell'interazione. E se io avessi avuto 500 collegamenti e aprivo una pagina, davo visibilità al post della pagina ad un massimo di 500 collegamenti. Poi, se loro interagiscono, la visibilità si estende ai loro collegamenti, però partiamo da un bacino troppo limitato. Invece, se il professionista che apre la pagina ha già qualche collegamento, si viaggia molto più veloci. Allora, vi faccio giusto un paragone. Una pagina nata un anno fa ha fatto 2.000 collegamenti senza un grande impegno, se vogliamo, nel giro di un anno, con un professionista che aveva dietro 8.000 collegamenti che intanto sono diventati 11-12.000. La mia pagina in 3 mesi, io la vanto sempre, no, in questo, perché è stata creata in pieno lockdown, in 3 mesi, con un mio profilo di 3.500 collegamenti senza sponsorizzare, ha superato i 1.000 follower. 1.000 follower, tutti in organico, dietro un lavoro di contenuti, è tanto su LinkedIn. E non solo, poi io che smanetto con Sales Navigator scopro che di questi un 10% non sono neanche collegati a me. Quindi vuol dire che gli è piaciuto il mio lavoro senza avere una relazione con me di nessun tipo ancora. Quindi questo sono contatti ancora più caldi, se vogliamo, più interessati. Quindi lavoriamo sul nostro profilo, iniziamo a crearci delle relazioni, un buon network, e poi vedranno la nostra pagina e come interagiscono con noi direttamente, interagiranno con noi sotto la pagina. Ma se siamo dei perfetti sconosciuti, già facciamo fatica dal profilo, la pagina diventa un lavoro. Certo che se poi facciamo questa cosa che tu hai detto, che su quello studio facciamo collegare dei collaboratori esterni e anche loro vanno a consigliare, interagire, commentare, certo che il lavoro che ho fatto io è moltiplicato per 4, per 5 persone. E quindi certo. Si capisce che diventa molto più semplice. Altra cosa che succede spesso su LinkedIn, io questo lo vedo, è cliniche che aprono una pagina LinkedIn e poi l'abbandonano. Allora, io a volte dico questa frase, Silvia, che non esserci online è grave, ma esserci male forse è peggio. Allora, se proprio devo dire, piuttosto aprite la pagina, non pubblicate niente, la tenete lì solo come segnaposto, con un logo, il nome, uno sfondo, una sezione informazioni che equivale al nostro about del sito e basta. Perché? Perché se iniziamo a pubblicare 5 post la prima settimana, poi ne pubblichiamo uno, poi non pubblichiamo per 3 mesi e poi pubblichiamo un post e poi non ci serve, perché ci serve la visibilità online e un post ogni tanto non fa visibilità. E se per caso dal logo sul nostro profilo vanno alla pagina, vedono questa pagina poverina che ogni tanto qualcuno butta lì un contenuto che poi, buttato lì così, non ha un piano editoriale, non ha un senso, Silvia, perché comunque dobbiamo lavorare, e tu lo sai, perché il tuo lavoro, con un piano editoriale. Quindi decidere quanti post mettiamo su questa pagina? 4 post alla settimana, ok?
due li creiamo noi del nostro studio, della nostra clinica, altri due saranno contenuti che magari sono su riviste di settore e che quindi noi che cosa facciamo? Andiamo a condividere tramite il link in un post. Questa attività di content curation comunque ci vuole sui social, non è solo noi, ma quello che noi facciamo lo dicono anche altri. Possono essere dei dati di medicina veterinaria, ma anche dei dati semplicemente, no? Quanti animali ci sono in Italia, l'abbandono degli animali, ricordare durante le vacanze queste campagne antiabbandono, un pochino tutto quanto, no? Ma non è Facebook, ma il nostro mondo. Quindi anche su LinkedIn, se io vedo il post sulla campagna antiabbandono, come se vedo quello sulla sostenibilità ambientale, non è che mi disturba. Poi sì, si dice su LinkedIn non pubblicate le foto dei gatti, ok? Le foto dei miei gatti le metto su Instagram. Sì, però dipende, okay? Sto pubblicando la foto di un gatto, però che pubblico la foto facendo un'attività motoria, per dire, è una roba diversa. E che comunque le persone si abitueranno a vedere foto di animali collegate alla professionalità del veterinario, dello specialista di marketing che si occupa del settore della cinofilia piuttosto che della veterinaria, anche perché ce lo siamo dette, no, tra noi, il nostro settore del marketing richiede delle specializzazioni, addirittura delle verticalizzazioni, quindi laddove uno è specializzato in content marketing, ma serve per gli studi dei veterinari o le cliniche oppure riviste di settore, lì oltre la mia specializzazione vado su una verticalizzazione, perché io scrivo discretamente bene, ma se mi dovessero dare un articolo di natura medica, io mi devo documentare, ci sto 5 giorni per scrivere un articolo, non saprei neanche dove trovare questo materiale. Sicuramente il tuo lavoro è diverso, perché c'è la specializzazione, la verticalizzazione sul marketing, e questo il marketing lo sta chiedendo sempre di più. Io vedo che se un avvocato ha bisogno di qualcuno che gestisca la sua pagina LinkedIn, che cosa chiede? Uno specialista di marketing ma laureato in giurisprudenza. E quindi ci sta anche tutto questo. Quindi stiamo andando in quella direzione. Quindi dobbiamo cercare di stare al passo anche chi ha una professione medica. Secondo me, assolutamente. Ecco, fuori discussione. Dunque, noi veterinari, per esempio, abbiamo la necessità di fare dei piani editoriali anche in base alle esigenze che ci sono stagionali del proprio... dei nostri clienti, e l'eccezione che ci dicono più spesso appunto i colleghi è che non riescono a trovare clienti su LinkedIn, o quantomeno che hanno più facilità a incontrare i clienti, i proprietari, quindi su Facebook. Da questo punto di vista, secondo te, che cosa si potrebbe fare, o quali sono le eccezioni? Allora, sicuramente Silvia, Facebook è una piattaforma più per il B2C, quindi che sia il piccolo negozio sia il veterinario probabilmente trova più facilmente persone qui su Facebook, ma ti direi più o meno, se noi la ragioniamo, nel senso che se io vedessi il veterinario che mi hai citato prima, no, Maria, e inizio a vedere che è un buon veterinario, che ha un blog, caspita, mi posso documentare, insegna, fosse nella mia zona, ma io a quel punto i miei animali li porto da lei. Perché è vero che è una piattaforma B2B, ma è vero che se mentre io leggo i miei contenuti di marketing o li pubblico, vedo il post di un veterinario o degli animali, io me lo leggo, esattamente come se vedessi un medico che parla di cataratta e mio papà ha il problema della cataratta, io me lo leggo. Che me lo incontri su Facebook, su Twitter, su LinkedIn o anche un post su Instagram, mi interessa, io lo leggo, e lì andiamo ad intercettare le persone, di nuovo parliamo di questi inbound, non mentre stanno cercando su Google, ma mentre sto facendo altro, mi incuriosisce su una piattaforma social un contenuto, e a quel punto che cosa faccio? Lo leggo, conosco quella persona, mi connetto e continuerò a leggere i suoi contenuti giorno dopo giorno. Quindi non è così
se vogliamo, difficile. Mi è capitato, per esempio, 2 anni fa, di gestire una pagina Facebook che era di una banca delle cellule staminali. Pagina su LinkedIn, non su Facebook. Perché? Il target qual era? Un target di persone in qualche modo più facoltose, che avessero una determinata professionalità, apertura mentale, interesse verso un settore come le cellule staminali, che mettendo al mondo dei bambini facevano quella congelazione di queste cellule e di conseguenza far passare questo nuovo modo di intendere la prevenzione. Lo facevamo su LinkedIn perché il target era lì. Quindi dipende, se io facessi il veterinario, per esempio, no? E mi occupo di cavalli. Certo che su LinkedIn posso avere un certo target di professionisti che magari hanno un cavallo, vanno a cavallo, e posso trovare più facilmente clienti magari che su Facebook, certo. No? Quindi senza andare ad assillare, senza perseguitare le persone, senza proporgli dei servizi, ma questo vale per i veterinari, ma vale per tutti su LinkedIn, perché appena mi chiedi il contatto, poi mi mandi un'offerta commerciale, ci infastidisce, ma vedere proprio così i contenuti ed attrarre giorno dopo giorno chi potrebbe essere interessato. Su LinkedIn Luisa Catalano chiede: si possono condividere anche le nostre pagine Facebook su cui poi facciamo i nostri commenti? Allora, io direi di fare piuttosto una cosa: quel post che mettiamo su Facebook, se può essere di interesse su LinkedIn, lo possiamo anche pubblicare su LinkedIn. Ma come? Siccome sono 2 piattaforme diverse e lo scopo è diverso, il tono di voce è diverso, usciamo da questa vecchia tecnica dove si pubblicava un post e lo si sparava ovunque, lo stesso post. Oggi no. Quindi si prende magari quell'immagine, quel link, e lo si va a distribuire su LinkedIn con un altro tono, magari puntando alla nostra professionalità, io direi. Che ne pensi, Silvia, perché ridi? No, scusami, rido perché Pietro Russo ha messo la foto di un gatto che si sta guardando in giro, che si è appena svegliato dicendo morning what, ed è molto carino ovviamente qui su Facebook, ma sarebbe carino anche su LinkedIn, a mio avviso. Però ecco, questa cosa che stavi dicendo, perdonami, è ovviamente particolarmente azzeccata, ed è una cosa che io sopporto male, cioè io cerco nella maggioranza delle volte di fare dei temi editoriali che siano il più diversi possibile per ogni social, è difficilissimo. Io per esempio utilizzo la tecnica del mischiare i contenuti, per cui faccio lo stesso contenuto, magari faccio lo stesso piano editoriale ma ribaltato sui diversi canali, in modo che comunque le persone a rotazione vedano sempre tutto quello che devono vedere, ma lo vedono in tempi diversi. Non tutto, esatto, anche ecco. Io concordo. E poi, per esempio, una cosa che invece ci tengo a dire, supponiamo di non avere un blog, perché magari non tutti i veterinari hanno un blog, sappiate che su LinkedIn, a differenza di Facebook, c'è un'area dove si possono pubblicare i nostri articoli, ha una sua piattaforma di blogging, primo non ce l'ha Facebook. Quell'URL di quell'articolo io lo posso andare a pubblicare poi su altri social, Facebook compreso. Chi ha LinkedIn accede a LinkedIn, chi non ha LinkedIn lo legge comunque. E secondo vantaggio, me lo uso così. Per carità, se ho la possibilità di crearmi un mio sito, il mio sito tutta la vita è casa mia. Ma visto che da 3-4 anni LinkedIn mi dà questa possibilità, io me la anche in Italia. Per giunta, mentre i post rimangono sul profilo per un po', poi man mano rimangono quelli più recenti, gli articoli rimangono tutti. E si posizionano anche su Google. Si posizionano su Google. Allora, per posizionarli su Google dobbiamo applicare tutte le regole della SEO, quindi di questa scienza del posizionamento. Devono anche essere un po' lunghi, Silvia. Io con molto vanto ne ho uno che rimane lì in prima pagina da anni. Oggi è
oggi era in terza posizione, perché sponsorizzano e mi portano giù di due posizioni, poi non hanno più soldi da investire, io torno prima gratuitamente, da 3 anni, ed è un articolo su LinkedIn. Poi quell'articolo posso linkarlo con altri articoli, o un domani che il mio blog linkerò a quell'articolo dal mio blog, quindi anche questo è un qualcosina in più. Quindi sappiate che vi fate un bel profilo, poi pubblicate una volta al mese un articolo dentro LinkedIn e quello vi può comunque dare una certa visibilità. Sì. Tra l'altro i liberi professionisti non sono soltanto liberi professionisti, che non parliamo soltanto di persone che trattano cani e gatti, trattano equini, come hai giustamente detto tu, ma trattano anche tutta la parte zootecnica, per esempio, quindi ci sono anche queste figure professionali, oppure ci sono anche quelle figure professionali che vendono prodotti, mangimi, ci sono tante figure professionali anche, per esempio, nella ricerca. Quindi LinkedIn può essere proprio quel punto di incontro tra persone che cercano e persone che cercano dall'altra parte. È grave. Io oggi, per esempio, solo oggi ho visto 3 annunci di 3 cliniche diverse che cercavano veterinari, e alla stessa identica maniera ogni giorno leggo veterinari che cercano posti di lavoro. Quindi qui su Facebook viene tutto disperso, e invece su LinkedIn si ha la possibilità di trovarsi in modo molto diverso. Per esempio, Maria Letizia, il motore di ricerca di LinkedIn quanto è accurato, senza andare a fare degli abbonamenti, quindi per quello che riguarda il profilo gratuito? Col profilo gratuito diciamo che è accurato esattamente quanto col profilo a pagamento, è lo stesso identico motore di ricerca, a meno che non acquistiamo una licenza Sales Navigator, e lì il motore, se vogliamo, il funzionamento è lo stesso, ma ha una targetizzazione ancora più chirurgica. Cosa vuol dire? Io potrei cercare dentro il motore di ricerca di LinkedIn la keyword medico and veterinario. Uso gli operatori, si chiamano booleani, quindi and, or e not, per creare dei legami tra le keyword che cerco. Quindi io non cercherò veterinario e basta, ma medico and veterinario. Posso anche mettere tra parentesi veterinario or veterinaria, perché magari si è definita al femminile e mi tira fuori tutti i veterinari. Poi potrei targetizzare meglio in che località, Pavia oppure Milano. Sono collegamenti miei di secondo livello, quindi non collegati a me, ma ai miei collegamenti. Hanno lavorato e posso indicare una clinica veterinaria dove lavoravano in passato, magari so che è una clinica molto grande, tirare fuori così dei profili. Anche quando cerco dei veterinari senza mettere un'offerta di lavoro, velocemente, se ci fossero, potrei fare questo genere di ricerca. Il problema non è il motore per il LinkedIn free, perché funziona benissimo. Il problema è che LinkedIn ci fa venire la voglia di cercare, e dopo un po' di ricerche, non sappiamo neanche esattamente quante, perché una volta era più o meno un centinaio, adesso si è ristretto il numero, ci dice: attenzione, stai per superare tutti i limiti, ti blocchiamo. E le persone cosa fanno? Non sanno bene che cosa vuol dire, dicono: Dio, mi bloccano il profilo, compra premium, pago premium. No, non ti bloccano il profilo, ti bloccano il numero di ricerche, quindi non puoi più cercare fino al mese solare dopo. Quindi se mi bloccano oggi, mi sbloccano il 1° di luglio. Poi però, conoscendo bene il motore, c'è anche modo di salvare qualcuna di queste ricerche, 3 nella fattispecie, e poterle richiamare. Invece con LinkedIn Premium, quindi con la versione a pagamento, posso farne infinite, ma il motore è sempre quello. Attenzione però a una particolarità: LinkedIn ci trova dei risultati tra i nostri collegamenti di primo grado, quindi gli equivalenti degli amici di Facebook, di secondo grado, quindi i collegamenti dei miei collegamenti, e di terzo grado, collegamenti dei collegamenti, ma basta. Dopo non ci fa vedere altri profili. Anche per questo avere un network numeroso è importante. Certo. Ok, quindi già
queste sono un po' di regolette. Poi abbiamo un account fantastico che si chiama LinkedIn Sales Navigator, lì pago una sessantina di euro al mese e trovo tutto l'universo. Potrei dirgli: tirami fuori tutte le cliniche veterinarie con più di 200 dipendenti. Vum, e me le tira fuori. In Italia ce ne saranno? Non credo, non lo so, Silvia, dimmi tu, no. Ok? All'estero? Oppure una specializzazione particolare di un veterinario che voglio magari rintracciare per scrivere un libro e ho bisogno di un consulto, un parere. Cioè, vediamolo proprio così, una banca di profitto. Maria Letizia, ti faccio una domanda più specifica allora, perché qui ribaltiamo la cosa. Tu giustamente dici: io faccio questo tipo di ricerca. Le parole chiave che tu inserisci all'interno del motore di ricerca, dove devono essere inserite? Cioè, quando tu digiti e cerchi medico veterinario, LinkedIn le va a cercare all'interno di tutta la descrizione o soltanto in alcune parti del profilo di LinkedIn? LinkedIn le cerca solo in quattro sezioni del profilo e sono: una, il sommario, quello subito sotto il nome, il cosiddetto job title, se vogliamo, ma che LinkedIn chiama sommario per chi usa LinkedIn in italiano e headline per chi lo usa in inglese. Poi la sezione più sotto, più lunga, di 2000 caratteri, quella delle informazioni / riepilogo, le legge anche lì. Le legge nelle esperienze di lavoro e nelle competenze, solo in queste quattro sezioni. Ecco perché un profilo ben curato è attento anche a questo, alle parole chiave al posto giusto. Per esempio, chi mette nelle esperienze di lavoro studio veterinario, la data d'apertura dello studio, basta, non va bene, perché se lì dentro mi mette studio veterinario e la mia specializzazione sono i piccoli animali, eccetera, eccetera, allora a quel punto il motore di ricerca va a leggere anche nella mia esperienza di lavoro. Ecco, io ho condiviso lo schermo del mio profilo, giusto per far capire quali sono le sezioni di cui stavi parlando. Una, questa sotto il nome, subito sotto il nome, esatto. Poi quella più sotto, che è piccolina, dove se clicchi altro si espande, poi ancora più sotto, nelle esperienze di lavoro, altro, informazioni qua, le legge qua, e poi nelle esperienze di lavoro. Nelle esperienze di lavoro e nelle competenze, Silvia. E in fondo nelle competenze, licenze, certificazioni, eccole qua. Competenze, eccole qua, competenze e conferme. Esatto, perfetto. Quindi diciamo che compilare un profilo in questa ottica di essere rintracciati, che poi può essere qualcuno che ti sta cercando come professionista, potrebbe essere una clinica che ha affidato un'attività di recruiting a una società specializzata e che sta cercando queste parole chiave, quindi le vanno a cercare in queste sezioni del profilo. Quindi l'importanza di questo profilo è di conoscere, non di mettere, se noi mettessimo la keyword medicina veterinaria solamente nella formazione scolastica, che ci verrebbe la cosa più semplice, non lo leggono. Ecco, questo che... Aspetta che non ti sento più. Aspetta che non ti sento più, ti sei bloccata. Non leggo. No? Dimmi, mi vedi? Adesso ti sento, sì, ti eri bloccata un secondo. Quindi okay. Dicevi che nelle competenze scolastiche non lo legge. Non lo legge, no. Ok, perfetto. Mi ha cambiato wifi il sistema, ha fatto tutto da solo. Fine. Mi vedete, mi sentite bene? Sì, tutto perfetto. No, perché qui in viaggio con quattro wifi diversi, no? A seconda di come siamo tecnologici. Un disastro. Perfetto, quindi abbiamo parlato del profilo. Parlando invece della pagina, ci sono delle sezioni che devono essere maggiormente curate, anche qui per essere trovate magari dal professionista, al contrario? Sì. Mamma mia, che belle domande, Silvia.
ma non me la fate nessuna delle domande così tecniche. Si vede che sei che due righe di marketing ne capisci. Tantino. Dai. Allora, l'equivalente. Io intanto ho messo il tuo nei commenti, ho messo il tuo sito, così almeno possono venire a vedere. Tra l'altro, scusami, piccolo spazio pubblicità, tu hai a luglio hai un tre quattro corsi sono bellissimi. Allora, a luglio ho a calendario, oltre alla mia formazione nelle aziende richiesta, sto rinnovando dal lockdown, l'ho fatto ad aprile, l'ho fatti a maggio e li ripeto a luglio, una serie di corsi di gruppo online, sono quattro esattamente, uno sul profilo, uno sulla pagina, uno specifico sul social selling e sul sales navigator e uno sui contenuti. Quindi per un percorso, diciamo, completo e si può fare questa formazione, diciamo, di gruppo. Ogni corso dura 6 ore in 2 mattine, quindi 3 ore e poi la settimana dopo altre 3 ore. Ho cercato una formula che si incastrasse e che fosse adeguata per chi era a casa, per chi lavorava. Devo dire che abbiamo trovato la giusta quadra. Meno male. E poi posso chiedere una cortesia a chi è online? Se certo. Vi unite al canale Telegram, ci tengo in modo particolare. Silvia, adesso allora mettiamo anche il canale Telegram, che è, vi dico una, adesso posso dirlo perché siamo qui a 2 ore, che è una figata pazzesca, perché io ho imparato tantissime cose sul canale Telegram di Maria Letizia, è veramente meraviglioso. Anche qui faremo una diretta sul canale Telegram, sull'uso di Telegram per i veterinari, perché anche da questo punto di vista i veterinari sono un tantinino indietro, vero? E invece Telegram è un'altra piattaforma, è un altro strumento meraviglioso che ho imparato a conoscere e che è veramente fondamentale. Quindi, Ci tengo a dire che il canale, proprio perché il mio strumento, sì, io pubblico su LinkedIn, ma su Telegram io non ho tutti questi problemi di algoritmo, quindi ogni cosa che pubblico, quando uno si ricorda, va sul canale, si recupera le mie live, i miei vocali, dove quando vado a camminare mi viene l'ispirazione, registro un vocale in modo privato, poi domani lo registro col microfono e quindi parto, vado avanti, 10 minuti. 20 oggi me ne sono sparata 3 o 4, ho imparato 2 o 3 chicche. Quello è il vantaggio, uno magari quando ha tempo si mette gli auricolari e si ascolta un po' di cose, no? Esatto, è molto, molto istruttivo, fatto veramente molto bene, molto interessante. Quindi stavamo dicendo, quali sono le chiave della pagina? Mettiamo le chiave della pagina. Ok. Le mettiamo innanzitutto nel nome, cosa che nessuno magari si immagina, anche perché tutti nel nome mettiamo il nostro brand, la nostra ragione sociale, addirittura mettono SPA, SRL, ma non serve a nulla nel motore di ricerca. Bisogna indicare lì le parole chiave, quindi i nostri servizi. Io nel mio caso per la mia pagina ho messo il nome Social Sellergram e la mia pagina Formazione, Consulenza, LinkedIn, Social Selling, Sales Navigator. Quindi quelle parole chiave che le persone possono cercare le ho messe nel nome subito. Poi nelle informazioni della pagina, quindi il chi siamo, l'about, la parte subito dopo, anche lì, questo è in parallelo a quello che si fa sul profilo. Poi, in l'altra sezione in cui mettere le parole chiave sono i settori di competenza. Allora, facciamo un esempio. Se io creo la pagina di una clinica veterinaria o di uno studio veterinario, andrò ad indicare quello che è proprio il, come posso dire, il macro settore, no? Che è clinica, medica, eccetera, quello che mi propone LinkedIn. Ma se la mia clinica, il mio studio è specializzato in piccoli animali, clinic oppure medicina del coniglio, qualsiasi cosa particolare, è un settore di competenza di nicchia. Quindi quello lo metto nei settori di competenza. Quindi nel mio caso io ho indicato come macro settore formazione professionale e poi ho indicato LinkedIn, Sales Navigator, Social Selling, Employer Branding, Personal Branding, tutte delle parole chiave con cui mi potrebbero cercare, ma che riguardano quello che è il mio universo. Ovviamente non ho messo Facebook Marketing, non c'entrerebbe nulla.
Certo. Con queste tre sezioni io mi gioco lì dentro le mie parole chiave. Più sono bravo a posizionarle in questi punti strategici e più le persone mi cercano e mi troveranno. Ovviamente devo essere anche bravo a dettare le giuste parole chiave, perché se non cercano displasia piuttosto che un altro termine, ma se hanno magari il loro animale che ha quel problema, lo andranno a cercare, saranno al corrente, no? Su questo. Certo. Quindi tu consigli di mettere anche non soltanto le competenze generiche di una clinica, ma anche di utilizzare delle keyword proprio come se fossero keyword da seguire e da cercare per il contenuto di un articolo. Sì, sì, Silvia, se quella è una specialità. Mille. Ah, ok. Allora, okay. LinkedIn ti scrive che ne puoi mettere 20. In realtà, diciamo a bassa voce solo per chi è presente, andiamo avanti e non ci ferma. Quindi è un bug, oppure hanno ampliato la possibilità, non hanno cambiato l'etichetta della sezione, voi caricatele, voi caricatele. Al limite un domani ne toglierà quelle in esubero, ma attenzione, nel caricarle voi fatevi un elenco esternamente a LinkedIn, le mettete bene in ordine, le più importanti le mettete per prima. Ti sei ribloccata? Aspetta, aspetta che sta facendo l'altro passaggio del wifi. Aspetta, perché se qui avete dimenticato sì. Aspetta, ci sono? Adesso ci sei, ok, le mettiamo per prima, andiamo avanti. No, dicevo, le mettiamo per prima quelle più importanti, quelle che vogliamo, sì. Perché se ce ne dimentichiamo qualcuna poi non le possiamo riordinare, Silvia. Ah, ok. Dobbiamo inserire, dobbiamo toglierle tutte e ricaricarle nel giusto ordine. Per questo io consiglio sempre tutto questo di farlo su un file Word, di farlo a parte e poi viaggio di copia e incolla. Ecco. Hashtag, questi sconosciuti, non si mangiano, anche su LinkedIn, ma come li scegliamo, come li gestiamo? E tu, per esempio, hai un tuo hashtag, proprio segui social Telegram, tu hai un hashtag di brand, esattamente come si fa anche su Instagram, e chi vuole seguirti ti può seguire o sulla tua pagina, o sul tuo profilo, o addirittura sul tuo hashtag. Lo consigli sempre un hashtag di brand e quali altri hashtag si dovrebbero seguire? Come scegliere l'hashtag più che quali? Allora, un hashtag di brand, sicuramente. Nel mio caso il nome del canale. Poi gli utenti LinkedIn magari non sono tutti molto social. Ci sono persone che usano solo LinkedIn e quindi non sono abituate all'idea di seguire l'hashtag. Per cui io da un mesetto glielo scrivo proprio, segui l'hashtag social sellergram, vedrai i contenuti della pagina e quelli miei personali. Da quando l'ho fatto ho superato adesso i 100 follower dell'hashtag, che su LinkedIn è tanto per un hashtag, diciamo così, di brand proprietario, ok? Quindi un hashtag vostro. Certo che se io lavoro solo sul mio profilo, cliccano il mio hashtag e recuperano i miei contenuti, esattamente come andando sul profilo, ma se lo uso anche dalla pagina, oppure magari me lo usano anche i miei corsisti, mettono raccontano di un mio corso e poi mettono il mio hashtag, quindi è bella questa cosa. Certo. Poi altri hashtag, gli hashtag tematici, Silvia, che ci riguardano, con un po' attenzione. Per esempio, io ogni tanto uso l'hashtag LinkedIn, ma consapevole che il mio post sarà diluito insieme a migliaia e migliaia di post, ok? E va bene. Poi sto attenta quando metto corsi LinkedIn, la maggior parte mettono corso LinkedIn,
ma se metto anch'io corso LinkedIn finisco in un calderone. Invece io ho deciso di mettere corsi, ma perché le persone fondamentalmente cliccano l'hashtag che trovano nel mio post, l'hashtag un po' li guida, no? Fammi vedere, grassetto, ci clicco, recupero contenuti. Alla fine recuperano tutti i contenuti miei che parlano dei miei corsi, poi anche di qualcun altro, ma la mia mole di contenuti è superiore su quell'hashtag. Quindi si fa anche qualche ragionamento strategico. Allora, io direi l'hashtag su LinkedIn, usatelo. Non è vero che non serve a niente, ma perché? Perché se voi, ad esempio, cercate corsi LinkedIn o corso LinkedIn, troverete i miei corsi e quelli di altri. Io, se vado a cercarlo, trovo i miei corsi, trovo quelli di altri e scopro magari dei concorrenti oppure degli altri contenuti su LinkedIn. Seguire un hashtag, l'hashtag medicina veterinaria, che cosa troverò? Troverò degli articoli, troverò dei corsi, troverò una serie di informazioni. E quindi sarò costantemente informato, mi possono venire delle idee sul pubblicare un post, quindi l'hashtag su LinkedIn va usato in un modo un po' diverso che altrove, ma assolutamente è utile, Silvia. Non solo, ogni tanto cliccate poi il vostro hashtag di brand e andate a vedere se qualche furbetto lo sta utilizzando, perché a volte succede. Vedi? In mezzo ai miei contenuti magari si infila qualcun altro, perché? Perché fa magari lo stesso lavoro. Allora, premesso che se lo fa, non fa tanto bella figura agli occhi del mondo, al di là dei miei occhi, anche agli occhi degli altri, perché si capisce che fa il furbetto. Ma se ci fosse un furbetto esagerato, si può addirittura registrarlo l'hashtag. Vedete l'aspetto legale del digitale arriva anche a dire ok, adesso registro l'hashtag, quell'hashtag lo uso solo io, oppure le persone che nell'usarlo mi portano del traffico positivo, non altri a scopo concorrenziale. Quindi dire che non serve su LinkedIn non è propriamente così, perché c'è chi dice ah no, non serve a niente. Va usato bene però, non va usato spammando 50 hashtag nel post, perché fa grassetto e quindi vedo medicina, veterinaria, cane, gatto. A che mi serve che uno clicca cane o gatto su LinkedIn, giusto? Certo. Quindi ne usiamo pochi e li usiamo. O all'inizio uno che vale un po' come il tag del blog, no? Dove mi identifica il macro tema, io lo metto subito, anche perché c'è un algoritmo che legge questi hashtag, lo legge subito di che cosa parla. E poi vi dico un'altra cosa, l'algoritmo di LinkedIn è molto sottile, perché va a vedere varie cose, varie diverse variabili, tra cui che gli hashtag che uso, i contenuti che scrivo, siano coerenti con cosa ho scritto nel mio profilo. Quindi, se dico che sono un medico veterinario, si aspetta che questa parola medico veterinario sia anche nei miei post. Se c'è coerenza, aumenta la visibilità. Se uso un hashtag all'inizio, lo legge subito. Quindi io ho preso l'abitudine di usarne uno subito, che è come dire alle persone, questo post parla di... Poi metto un titolo, il fondo, eventualmente la call to action. Seguite il mio hashtag. E poi qualche altro hashtag se mi serve. Ma uno all'inizio e gli altri alla fine. Se no le persone cliccano e mi abbandonano, vanno su un altro post. Cioè, mi do una zappata sui piedi a disseminare gli hashtag ovunque. Nemmeno i muri di hashtag finali tipo Instagram. Certo. Va bene. E io le domande le ho esaurite, sono tutti rimasti ad ascoltarti come sempre, perché tu sei sempre, io ormai ti seguo da un po' e regolarmente siamo tutti qui a pendere dalle tue labbra. Altre domande non ce ne sono al momento e quindi direi che abbiamo esaurito praticamente tutti gli argomenti, non mi viene in mente nient'altro. Quello che io vorrei semplicemente aggiungere che, come sempre, all'interno di tutti i social c'è sempre la necessità di creare una strategia e soprattutto farsi le giuste domande. Perché sto scrivendo questa cosa? Per chi la sto scrivendo? Assolutamente. Quindi fare attenzione al linguaggio che si utilizza. Se si sta parlando con un collega, non dare per scontato che il collega capisca quello che stiamo scrivendo se è troppo tecnico, perché
io che non sono un ecografista, non capisco un accidenti di sonde e quant'altro, e se mi metti un'immagine meravigliosa per te di un'ecografia, ma che per me è illeggibile, per me rimane illeggibile. Quindi se tu lo stai dicendo a me che non sono un ecografista, guarda, vieni a pigliarmi come ecografista, io non lo capisco, non riesco a percepirlo. E quindi attenzione a queste cose. E fatevi, se, prima di fare qualunque cosa, sempre per chi e perché, che cosa voglio ottenere da quello che sto scrivendo. Quindi avere sempre gli obiettivi molto ben fissi in testa, perché se no si rischia o di fare dei messaggi confusionari, correggimi se sbaglio, ma notizia, magari con no, mille cose, voglio ottenere mille cose. No, di solito dai post, dalle nostre azioni sui social soprattutto, si riesce ad ottenere quando è tanto uno, quando proprio sei di culo due, ma non di più, di solito non di più. Quindi se si vuole ottenere la qualunque, di solito non si ottiene nulla e si viene totalmente. Ma se non si hanno le idee chiare fin dall'inizio, è difficile riuscire a... Diciamo che su LinkedIn le persone sono abbastanza spaventate proprio, non tanto da compilo il profilo, ma proprio dopo cosa scrivo. Ecco, cerchiamo di pensare le persone a cui vogliamo rivolgerci, quelli che vogliamo catturare, che cosa vorrebbero leggere? Quindi se io vorrei catturare anche solo i proprietari di animali, che intercettare la loro attenzione, magari quelle di una razza specifica, certo, io mi focalizzerò su quello e parlerò di quello. Se invece voglio catturare l'attenzione, esempio nel tuo caso Silvia, no? Magari di chi può aver necessità dei tuoi servizi come specialista di contenuti di tipo medico veterinario. Ok? Io parlerò di che cosa? Delle difficoltà della scrittura per quel settore, della specializzazione, parlerò anch'io di content marketing, dell'uso dei social, tu sei un po' una figura ibrida, però l'importante è quello che abbiamo detto all'inizio, non mi metto su LinkedIn così, mi creo un profilo, ma anche il profilo, chi lo legge? Certo. Quindi chi lo legge capisce cosa faccio. Una volta faccio spesso questo esempio, no? Dell'agenzia web e del social media manager, che se si rivolge a delle aziende a cui vuole essere di supporto può scrivere esempio social media marketing, capiscono benissimo di cosa si occupa, ma se si volessero rivolgere a micro aziende che magari, diciamocelo chiaramente, ma non lo sanno ancora quali sono tutti i rami e le branche del marketing digitale, gli serve chi gli segue la pagina Facebook, chi gli segue Instagram, dovranno mettere anche queste parole scritte in questa maniera. Certo. Quindi anche come scrivo va a targettizzare il mio potenziale cliente. Se scrivo troppo elevato, sarà una buyer persona più elevata, però devo essere consapevole e poi scrivere le cose che a loro interessano. Purtroppo su LinkedIn io non posso scrivere quello che piace a me. Io lo dico sempre, io devo scrivere quello che interessa alle persone. Un po' dappertutto così, eh. A dire la verità. Sono loro. No, ma voi... Sai, mi sveglio al mattino, metto perché uso Instagram e io mi diverto. Quando vedo i miei gatti in qualche posa particolare, io gli faccio una foto, boh, su Instagram vi dovete guardare anche i miei gatti, oltre gli screenshot delle mie live, o se stasera supero i 1100 follower su Telegram, però decido io, ok? Certo. Ma se devo intercettare clienti, devo scrivere cosa piace ai miei potenziali clienti, cosa piace, ma nel senso che cosa gli interessa, e queste sono altre logiche e strategie di questa fantastica piattaforma. Assolutamente, assolutamente. Per cui non potete più esimervi dal non avere un profilo LinkedIn, bisogna averlo per forza, dovete averlo fatto come si deve, curando nei particolari l'immagine, come ci ha detto prima Maria Letizia, che sia un'immagine reale, non di quando eravamo al liceo con l'apparecchio, ok? Quindi delle immagini reali, magari anche una bella immagine di copertina che possa rappresentarci e che sia parlante, quindi vuol dire che possa rappresentare quello che siamo e quello che facciamo. Sono 120 caratteri, abbiamo il primo sommario, possibilmente il nome e il cognome, scriverlo correttamente, nome e cognome. E poi che cosa facciamo,
il sommario sotto e la descrizione. Maiuscolo. Ecco, possibilmente sì. Quindi una bella foto, e non abbandonate i social network, è inutile iscriversi e poi mollarlo lì, allora tanto vale neanche averlo, perché come al solito si potrà rivedere, sì Silvia Bernabucci, si potrà rivedere, sì, ho capito metà delle cose che devo fare. La prima cosa che devi fare è andare a iscriverti sul canale Telegram di Maria Letizia, così nei commenti lo trovi, e così almeno capirai anche molte altre cose. Se vuoi puoi seguire anche i suoi corsi, e magari lo spoilero, noi stiamo pensando, se qualcuno fosse interessato, anche a poter creare un mini corso per veterinari proprio, quindi con una parte specifica che farà ovviamente Maria Letizia per quello che riguarda LinkedIn, e una parte più specifica per i contenuti dedicati ai veterinari, quindi quello che è il piano editoriale, che cosa si potrà e come scriverlo con me. Quindi grazie, già iscritta, vedi che allora dai che forse sei la 1100esima, ne manca uno. Aspettate, vediamo un attimino a quanti siamo arrivati. 1100. Ah, allora, perfetto, vedi che la meta è stata... Ce l'abbiamo fatta, abbiamo superato i 1100, grazie. Perfetto, grazie, molto molto interessante, grazie a voi perché ci avete seguito, grazie. Avete avuto la pazienza di ascoltarci, seguiteci su Donna Medico Veterinario, ci saranno ancora altre dirette a riguardo, seguite me anche su LinkedIn, seguiteci su LinkedIn e interagite a questo punto, non condividete ma commentate, mettete il like, commentate, e cosa ci pensate, cosa mi sono persa, ho messo a nanna i bimbi, stavamo dicendo il canale Telegram, tu Erika sei già iscritta, sai già tutto di Maria Letizia, lei è già iscritta, ascolta tutti i tuoi podcast. Allora, diamo un'altra raccomandazione ai presenti, perché una volta si mi seguivano su LinkedIn e io li invitavo ad ascoltarmi su Telegram. Ora invece, con tutte queste live, vanno su Telegram e non gli importa niente. Su LinkedIn imparano tutte le nozioni, le applicano, e su LinkedIn non sono più collegamenti. Cioè, colleghiamoci tutti anche su LinkedIn, in modo da aumentare reciprocamente la visibilità dei nostri post e poterci aiutare facendo rete e creando dei contenuti di qualità. Ci diamo consigli a vicenda, diciamo così, dai, ci diamo visibilità a vicenda. A Vicenza, ecco, sono le 10:30, ho finito il tempo. Ragazzi, una buonanotte, Maria Letizia, come al solito un grazie, sei stata preziosa, informazioni meravigliose, davvero grazie di tutto. Una buonanotte e una buona serata a tutti. Ciao. Buonanotte a tutti, grazie.